Buongiorno, benvenuti. Oggi presentiamo questa iniziativa. È la seconda che avviene sul territorio di Cameri. La prima volta il tempo non è stato vicino a noi e quindi la manifestazione è stata condotta in un posto sempre bello, ma non così efficace come oggi, visto che siamo nei giardini della Piazza Dante. È il tentativo, la voglia di lanciare il nostro territorio. Il riconoscimento del bar è avvenuto nel 2002 e quindi noi abbiamo portato prodotti di eccellenza del nostro appunto territorio per presentarli ai nostri cittadini. Io credo che sia un lavoro importante, un'attività di cui dobbiamo ringraziare il parco e con particolare riferimento al presidente Marco Mario Avanza, che comunque è sempre stato vicino a Cameri, anche perché era sempre appunto del parco sul nostro territorio. Ringrazio tutti e do la parola al presidente. Grazie sindaco, io invece ringrazio voi per la cosa che ci date, perché è caduto in questo progetto già all'inizio, l'anno scorso un po' da cavi, questa cosa che ha dato la possibilità al parco di provare e di fare dei test. Quindi tutta la struttura del parco si è ridimensionata, si è ricreata in funzione della valorizzazione del progetto. E, è importante dire questo, allora, da dove nasce questo progetto? Nasce perché nel 2002, in occasione della riserva MAP della biosfera riconosciuta in quell'epoca, scattando i 10 anni del 2012, il ministro dell'ambiente ci dice: allora, visto che c'è una revisione da fare, valutate un eventuale allargamento dell'area. Quindi, in una serie di riunioni avvenute a Roma presso il ministero, abbiamo capito l'importanza che poteva avere un allargamento sulla valorizzazione dei prodotti che su tale area erano coltivati, se parliamo di cose alimentari, di prodotti, ma anche su eccellenze legate anche all'artigianato. Quindi far sì che ciò che non fosse conosciuto lo potesse diventare grazie anche delle piattaforme che siano telematiche, quindi zona tipo internet, ma anche queste occasioni come oggi, dove la gente può fare una passeggiata a chilometro zero, acquistare prodotti agricoli, acquistare fiori, acquistare magari anche diciamo prodotti elaborati nel territorio e quindi passare una giornata diversa, soprattutto se pensiamo anche nelle condizioni economiche in cui sta vivendo la nostra comunità. Quindi dare un'alternativa diversa a una domenica. In tutto questo processo abbiamo cosa ottenuto? Abbiamo ottenuto un allargamento dei comuni aderenti al progetto MAB a 36 comuni. Ricordo che noi ne avevamo 18 come parco. E l'area MAB non ha degli svantaggi, non ha delle royalty, non ha delle costrizioni, ma ha solo dei vantaggi e delle opportunità che l'UNESCO, che patrocina tutta l'operazione, va a valorizzare e incentivare. E abbiamo capito però una cosa, che non bastava creare un'area, dovevamo dare la possibilità a chi vi aderiva di essere riconosciuto, che potesse differenziare il proprio prodotto da quello di altri produttori. Quindi insieme e anche conversando con i nostri cugini del Parco Lombardo del Ticino, abbiamo pensato di fare un marchio. Il nostro marchio, essendo piemontese, deve avere una sua identità regionale e quindi siamo arrivati a costruire questo marchio qua. Quindi i produttori, per esempio chi potrà confezionare del riso, potrà porre nella propria confezione questo marchio. Quindi abbiamo il marchio di qualità ambientale, che è un riconoscimento importante. Il Cibo Valle è inteso in senso ampio, cioè in senso un po' americano dell'area, cioè la vallata del Ticino, le pendenze, non solamente tutto ciò che va a lambire direttamente il Ticino. E questo ha permesso all'area MAP di inserire la parte dei vini, una parte importante, una parte che è da valorizzare, perché il Novarese e anche il BCO hanno questa realtà che deve essere valorizzata. Abbiamo i nostri cugini astigiani e cuneesi che hanno fatto un grande lavoro di marketing, adesso tocca a noi fare un lavoro insieme, fare sinergia. Io dico spesso nelle conferenze, cioè facciamo sistema, perché da soli non si va da nessuna parte. Se siamo insieme riduciamo i costi, abbiamo più comunicazione e magari qualche idea in più che può arrivare. Area MAP, quindi Man and Biosphere, uomo in biosfera, quindi una struttura svolta ad aree ecosostenibilità,
dare un sistema nuovo per vivere la natura. Non dimentichiamoci che noi siamo un parco, quindi la nostra parte importante è sempre quella di dare comunicazione, di incentivare, stimolare le famiglie a conoscere il parco, apprezzarlo, ma soprattutto a rispettare la natura, la flora e la fauna. Quindi in questo concetto si espande un po' tutto. E poi il Piemonte, perché il Piemonte deve essere valorizzato. Pensate ai toscani, quanto ha fatto come valorizzazione col Brunello. Quindi la Toscana oggi è conosciuta, se si va negli Stati Uniti si dice Toscana, tutti sanno che Piemonte deve essere ancora valorizzato. Quindi questo è un altro sistema, perché molti dei produttori di vino che abbiamo esportano all'estero il nostro prodotto, il loro prodotto, e quindi inizieranno a far conoscere nella bottiglia anche la parola Piemonte. E uno dei motivi di mettere valle in inglese è questo, perché noi andiamo all'estero, dobbiamo pensare, quindi dobbiamo cambiare questa mentalità che può essere legata al territorio solo ristretto, ma pensare che un consumatore esterno, estero, possa capire di cosa si parla. I due uccellini sono un ricordo, perché? Perché abbiamo il primo qua di destra, che è legato al marchio del Ticino, vecchio parco, e questo qua più in alto invece è legato al parco della Domaggiore. Quindi per dare un senso di equipollenza, di equilibrio, abbiamo sostituito un anatroccolo con l'uccellino, che è il martin pescatore, per chi non lo conoscesse. Niente, quindi adesso oggi è la prima tappa importante, finalmente il tempo ci aiuta, quindi da un freddissimo autunno del scorso anno a una tiepida giornata primaverile. Avremo un secondo passaggio che verrà fatto il giorno 11 maggio a Briona, e abbiamo qua il sindaco Angelo Rossi che ci assiste, quindi ci spostiamo quindi dalla zona più vicina al Ticino, andiamo verso le colline, là valorizzeremo il vino, ma non solo il vino, perché poi verranno i produttori a vendere il gorgonzola, a vendere i loro formaggi, la carne, quindi il riso, i salumi, quindi è una via tematica che si sposta. Nel corso comunque poi dell'autunno faremo delle manifestazioni in altri comuni che vedremo di seguito, proprio per far conoscere di volta in volta i paesi che hanno aderito a questo progetto MAP. Il primo giugno a Varallo-Pombia, in Villa Soranzo, avremo una duplice attività, quindi la valorizzazione ma anche la presenza dei bambini, perché sarà la festa dei bambini, quindi bello. Puntiamo questo, perché l'educazione è più orientata anche all'educazione ambientale, uno dei principi del MAP e anche del parco. E quindi dove ci sono i bambini ci sono i genitori, quindi la comunicazione arriva a 360 gradi. E approfitto anche nel dire che, anche se non è inerente al progetto MAB in bio, ma il progetto legato al Ticino, come ho il Ticino, il 18 maggio, devo ringraziare sempre il Circolo Colli che con Alberto Filippi è sempre attivo, e siamo arrivati anche nell'edizione? La settima edizione, quindi pensate quanto sta crescendo questa entità. Invece per oggi devo ringraziare Stefano De Vecchi, perché si è attivata tantissimo per questa manifestazione, quindi è solamente l'unione di questi sforzi reciproci ha permesso di portarla avanti. Cosa dimentico? Niente. Comunque questo marchio che l'abbiamo registrato in Camera di Commercio. Ah no, ufficiale, certamente, abbiamo fatto un marchio ufficiale registrato, perché uno dei rischi poi è che venga copiato, e quindi no, a tutelare soprattutto il parco che ovviamente è pubblico è stato registrato. Allora vi invito fuori a fare un giro e grazie per essere venuti.